Già da questa animazione virtuale si capisce che nel modello di Tolomeo Venere non può mostrare alla Terra tutte le sue fasi, in particolare non si può mai mostrare completamente illuminato, cioè il suo disco completamente illuminato. Al massimo potrà mostrare alla Terra un disco illuminato all'incirca per metà. Vediamo meglio perché. Facciamo partire l'animazione virtuale, riduciamo la velocità. E per esempio fermiamo l'animazione virtuale adesso. In questo momento la Terra vedrà una parte del disco di Venere illuminata, ma una parte piccola, perché la parte illuminata dal Sole è la parte che guarda verso il Sole. Quindi la parte di Venere che guarda il Sole è illuminata e Venere ci rivolge quasi tutta la parte scura, cioè la parte in ombra. Adesso facciamo proseguire l'animazione. E la fermiamo quando l'angolo è massimo, cioè 46 gradi. Quindi tra poco andiamo a fermare l'animazione virtuale. Ecco in questo momento che Venere si trova alla massima distanza angolare dal Sole. Il Sole adesso illumina Venere, ma Venere comunque ci mostra sempre la parte piuttosto in ombra, quindi noi vedremo soltanto un piccolo spicchio di Venere illuminato dal Sole anche in questo caso. Continuiamo l'animazione virtuale, magari la mandiamo un pochino più rapida e la fermiamo qua. In questo momento noi vediamo Venere completamente scuro perché la parte illuminata è quella rivolta verso il Sole, verso la Terra c'è la parte in ombra. Continuiamo a far andare l'animazione virtuale. E adesso fermeremo l'animazione virtuale di nuovo, per esempio, in questa posizione. Anche qui Venere non può mostrarci il disco completamente illuminato, perché la parte illuminata di Venere è quella che guarda verso il Sole. A noi mostrerà una parte che è illuminata per metà o forse anche meno. Poi fermiamo finalmente l'animazione virtuale quando Venere è perfettamente allineato con il Sole. Quindi tra un attimo fermiamo qua. Ecco, in questo momento Venere ci mostra di nuovo la parte scura, perché Venere sta guardando la parte illuminata è quella che sta guardando il Sole, a noi rivolge la parte in ombra. In conclusione, qualunque sia la posizione di Venere sull'epiciclo, Venere non potrà mai mostrarsi completamente illuminata alla Terra. Per mostrarsi illuminata completamente il disco di Venere, Venere dovrebbe andare da quest'altra parte rispetto al Sole, in modo tale da ricevere la luce del Sole e rifletterla indietro sulla Terra. Ma Venere non potrà mai stare qua, quindi non potrà mai andare dalla parte opposta, del Sole rispetto alla Terra. Invece nel modello di Copernico questo lo può fare.